con Fabio Ted che ci sta parlando da Londra, lo stiamo riprendendo. È un ragazzo che viene dalla Sardegna, ma è quasi 20, da quasi 20 anni è appunto a Londra, a Londra. Senti Fabio, ci racconti un attimino questa tua storia? Tu sei un artista molto conosciuto adesso. Parlaci un poco di te, com'è nata questa tua passione e come hai deciso di andare via dalla Sardegna per iniziare un'avventura meravigliosa. Prego. Allora, la mia passione è nata, la musica ce l'ho da quando sono bambino perché mio padre anche lui è musicista, dunque ha sempre suonato in casa e io, miei fratelli, mia sorella abbiamo sempre suonato anche noi. Abbiamo fatto anche qualche lezione da piccolini, però poi abbiamo smesso tutti quanti. E poi io ho ripreso all'età di 12 anni, e ho ripreso sempre con la musica, però non l'ho mai fatta come lavoro. Io studiavo, poi facevo l'agricoltore, lavoravo in campagna con mio nonno, facevo le pizze, facevo un po' di tutto. E poi un giorno ho vinto questo viaggio in Egitto, sono andato in Egitto e lì. Nel rientro dovevamo parlare inglese per spiegare a un ristorante cosa dovevamo mangiare, però non parlavamo zero inglese io e mio amico. Allora ho detto: qua siamo fregati. E lì un ragazzo romano dietro di noi ci ha detto: ditemi cosa volete e io glielo spiego. Allora questo ragazzo in un clic gli ha spiegato cosa volevamo e io ho detto: questo qua è intelligente, anche io voglio essere come lui. E lì mi è Bravo. venuto, nel 2001 mi è venuto il pallino, ho detto devo andare a imparare l'inglese perché a me mi è sempre piaciuto viaggiare il mondo e conoscere altri posti, ho detto se non imparo l'inglese qua dove vado? Ma E gli ho detto vado a Londra. sei partito da solo? Sei partito da Sì, solo? da solo. E quando sei arrivato Sono a Londra, cos'è che hai fatto per mantenerti? Praticamente io sono rientrato in Sardegna dall'Egitto, ho detto a mio nonno vado a Londra. Ho venduto tutto quello che avevo, sono partito a Londra, ho conosciuto un ragazzo su Hotmail Chat, prima esisteva la Hotmail Chat, era una Sì. chat dove scrivevi la gente che, anche senza mai incontrarli. E io ho conosciuto questo ragazzo sardo che lui abitava a Londra e faceva lo chef. E mi ha detto, se vieni a Londra, se vuoi ti aiuto io. Allora io sono partito e ho incontrato questo ragazzo, è venuto a prendermi a Liverpool Street, mi ha portato a casa sua e dopo 2 settimane mi ha lasciato pure la sua camera. E ho Che trovato subito bello. lavoro come pizzaiolo. Il terzo giorno che sono arrivato a Londra. Quindi ti ha aiutato molto il fatto di avere fatto il pizzaiolo, insomma, che è stata la base iniziale per mantenerti bene o male. E poi che cosa è successo? E poi è successo che la seconda settimana che ero a Londra, stavo rientrando a casa verso mezzanotte. E ho preso l'autobus, siccome non capivo niente, né, zero inglese, non sapevo neanche dove orientarmi bene. E dunque ho preso l'autobus per tornare a casa, però ho sbagliato direzione, sono andato tutto dall'altra parte. E Mamma mia. sono finito a Trafalgar Square, dove c'era un mare di gente, era venerdì sera. C'erano Sì. migliaia di persone. Io, venendo da un paesino piccolino, era un grosso impatto per me. Allora ho detto, adesso seguo la gente, al contrario, voglio vedere da dove arriva tutta questa gente. E sono finito all'Leicester Square. E lì ho visto un gruppo di ragazzi che suonavano le percussioni nella strada. E lì mi sono innamorato subito, ho detto anche io voglio fare questo. E il giorno dopo già ho Mamma, che comprato un bello. tamburo e ho iniziato a suonare con loro nella strada. Ascolta, ma sbaglio, tu suoni infatti anche le percussioni, perché io sono andata a spulciare, a vedere quello che fai tu in giro, ed è ammirevole il fatto che tu proprio questa musica ce l'abbia nel sangue. Senti, Fabio. Però la cosa che mi incuriosisce è proprio come tu faccia a creare proprio delle musiche appena senti il suono o quando senti una canzone. Quando l'hai scoperto questo fatto di Beh, avere queste capacità? diciamo che ho sempre avuto un orecchio musicale fin da piccolo, però non l'avevo mai sviluppato al 100% come ce l'ho adesso. Cioè, io ci ho messo 7 anni per esempio, per iniziare a improvvisare completamente free.
completamente libero. Dunque suonavo altre musiche, poi ho iniziato a improvvisare e piano piano mi veniva sempre più facile a suonare spontaneamente. Ho capito. E quindi tu non fai fatica ad accompagnare qualcuno che suona, che canta un tipo di canzone nuova, una canzone nuova, inedita? Dipende, se è uno stile che piace a me, mi viene molto facile seguirlo.